180.000. Accanto alla cifra vediamo la busta sigillata. Daniele, sensazioni? Sono tanti zeri, sì. Come ti senti? Molto, molto emozionato. È sempre, sempre bello, ma sempre, appunto, intenso essere qua. Quindi. E certo, vista anche la somma. Allora, troviamo la concentrazione adesso. Metti pure le cuffie. Mi senti bene? Sì, sì. Perfetto. Il tuo agio, tutto ok? Il filo? Ecco, vediamo. Grazie. Benissimo. Grazie. Allora, andiamo. Cominciamo. Prima coppia. Partire o iniziare? Partire. Ghigliottina. Bene. E la prima è andata. Seconda coppia. Scegli tra mente e cuore. Cuore. Ghigliottina. Stavolta non è andata. Purtroppo c'è stato il taglio, ma ancora abbiamo una somma altissima, 90.000. Terza coppia. Daniele, devi scegliere tra saldi e studi. Studi. Ghigliottina. Benissimo. Penultima coppia. Sposo o sposa? Sposa. Ghigliottina. Era sposo. 45.000 euro ancora. Ultima coppia. Scegli tra rosa e rossa. Rosa. Ghigliottina. Bene. 45.000, è un grande montepremi. Queste le parole. Un minuto di tempo per riflettere. Forza, Daniele. Parola, togliamo dalla busta la parola di stasera e lo mettiamo accanto alla tua. Restano tanti zeri, Beh. 45.000. Sempre tanti, tanti. Mi sono andate le riflessioni, ho cercato di studiare dei piccoli movimenti del tuo volto. A un certo punto mi sembrava che si è acceso qualcosa. Qualcosa è venuto in mente, diciamo. A proposito di parole, sì. A proposito di... Allora, diciamo che partire in mente, inizialmente mi avevano suggerito una parola che però
con l'arrivo di studi, diciamo così, ha vacillato. E quindi ho dovuto un pochino rivedere la mia idea. Qualcosa che mi ha suggerito, in realtà è stata Rosa, mi ha suggerito, mi ha fatto scattare qualcosa, poi vediamo se è scattato bene, perché l'ho associato a un termine, a un'espressione che mi è capitato spesso di sentire per il tipo di lavoro che faccio. Sono curioso questo, Rosa abbinato alla parola che hai scelto, che è percorso. Percorso rosa? Allora, il percorso rosa è, diciamo, simile, è diciamo l'iter che serve a favorire la diagnosi precoce del tumore al seno. È tutta una serie di studi appunto prevenzione e screening che devono facilitare le possibilità alle donne di accedere ai servizi per arrivare a una tutto l'insieme si chiama percorso rosa, sì, proprio perché cammino di prevenzione. Un cammino di prevenzione e si è ampliato in generale per tutta una serie di percorsi che riguardano la donna, quindi magari anche diciamo di ambito ginecologico. E questa parola mi ha, diciamo... Quindi come l'ha legata con... Allora, con risaliamo, studi... da sposo? Sposo... sposo siamo un attimo da parte. Percorso di studio. Percorso di studio. Fare sicuramente un percorso, certo. Magari un ragionamento, e poi partire per un percorso. Partire per percorso ci sta un po' forse un po' più forzata. Sposo... Inizia un percorso. Sì, sicuramente, un bellissimo percorso. Però diciamo fra tutte è quella in cui un pochino inciampo, diciamo così, sul collegamento. E hai scelto viaggio, oggi hai scelto percorso. Sei un tipo in movimento. Sono un tipo in movimento. Dinamico. Sicuramente come dire, l'idea del movimento mi piace di più della staticità, insomma. A proposito di movimento, quando tu con i tuoi figli, con tua moglie, decidete di partire, no? Magari per le vacanze estive o qualsiasi altro viaggio, si dicono un po' di cose. Dai, partiamo nel momento giusto, no? Non andiamo poi dopo la giornata, fa caldo, tanta gente, traffico. Adesso. Partiamo prima, partiamo al mattino presto, partiamo... All'alba. Partiamo quindi? Presto, prima... Partiamo al mattino presto, partiamo. Papà, ma noi vogliamo dormire. Dai, partiamo al mattino presto perché. Partiamo prima. Così partiamo col. Con calma, col fresco. Col fresco. Partiamo col fresco. Stiamo sul fresco. Partire col fresco. Oppure anche quando un qualcosa. Ce l'hai, che l'hai appena studiato, l'hai appena letto, sei fresco di mente. Ce l'ho fresco in mente, perché l'ho studiato da poco. Fresco di studi, qualcuno è appena uscito. Appena completato il percorso. Fresco sposo, è appena sposato, fresco sposo. Ecco perché non era sposa, ma è sposo, perché è al maschile e fresco come una rosa. Rosa, la parola di stasera, Daniele, è fresco. Si riprova domani. Bravo per esserti confermato campione. Grazie.